Suburra di Stefano Sollima, voto 8. Questa è la qualità di cui abbiamo bisogno nel cinema italiano, e non sto a fare paragoni con altri film, ma Stefano Sollima ci porta al cinema un film crime, diciamo action crime politico, di grande grande qualità e con uno stile invidiabile. Già autore della serie di Gomorra, di ACAB, che però non ho visto, diciamo che io me ne sono innamorato di Sollima con Gomorra. Qui il budget e il formato cinematografico gli permette di raggiungere veramente dei livelli altissimi. La sceneggiatura è molto interessante perché offre tanti spunti di lettura, anche tante frecciate sulla società, la politica e la situazione attuale italiana, andando però a scavare nel fondo della criminalità e della situazione di Roma, con diversi riferimenti a fatti realmente accaduti, anche se o comunque si usano degli escamotage per non riferirsi precisamente a qualcosa di reale. Il film ha un impatto visivo veramente eccezionale, ha una fotografia in CinemaScope bellissima, livida ma piena di quadri stupendi, curatissima, una cura eccezionale che appunto si vede raramente, non solo nel cinema italiano. Un sonoro eccezionale sia dalla scelta delle musiche che il mixaggio, le pistolette di questo film, come in pochi film, ti fanno veramente paura, ti sventrano per il rumore e fanno sentire tutto il loro peso, peso sia nell'azione della scena che comunque nella psicologia dei personaggi. I personaggi, appunto, è un film comunque sui personaggi, ci sono dei personaggi eccezionali tratteggiati in maniera impeccabile, e anche gli interpreti riescono a dare veramente il meglio di sé. Claudia Amendola, Pierfrancesco Favino in una parte molto molto divertente da interpretare, secondo me, perché trasmette una tensione e un'ansia incredibile, uno spessore del personaggio che comunque rispecchia comunque la cura di tutto il film. Ma anche alcuni altri giovani attori, in particolare quello che recita nella parte di numero 8, uno dei personaggi, è veramente incredibile. Quelli invece che interpretano la famiglia di Zingari, diciamo, fanno davvero paura. Insomma, i personaggi sono memorabili, vi rimarranno sicuramente impressi, e comunque la regia di Sollima, non ve lo sto neanche a dire, gran classe, grande gusto, cura nei particolari, nell'azione, nel ritmo, nelle scene. Andate a vedere Suburra al cinema, supportiamo questo film italiano di genere, perché può essere uno dei tasselli che potrebbero riportare in alto il cinema italiano. Il cinema di genere ci ha reso famosi nel mondo e che è stato sottovalutato per troppi anni. E al cinema adesso non ve lo perdete, non ve lo perdete assolutamente, merita il grande schermo. Cinefex. In Suburra c'è una scena in cui si vede Favino nudo. Ecco, l'attore ha dichiarato che innanzitutto il suo cognome non è un nome d'arte, e poi che quelle scene, quando un attore deve stare nudo di fronte anche a delle attrici e magari non ha voglia di andare in giro colpirla, che ciondola, c'è un barbatrucco, ovvero un escamotaggio fatto apposta, nel senso che praticamente ti mettono questa cosina, questa guaina dove tu infili dentro il tuo il coso, e questa cosa è fatta di una plastica molle che da lontano sembra quella roba lì, e con degli elastici trasparenti ti gira intorno al culo, e così, cioè sì, sei nudo ma non proprio tutto tutto nudo, e per le inquadrature da dietro, di lato oppure da lontano è perfetto, perché sembra che c'hai il coso che penzola, in realtà è finto.